Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vorrei cominciare con una nuova rubrica un po' più nerd, dove potremo andare a parlare di manga, fumetti e anche magari qualche videogioco, perché ho diverse cose interessanti, soprattutto sul retro gaming qui a casa, di cui vorrei parlarmi, perché mi interessano molto. Di là di questo vorrei partire con una piccola recensione di un manga che mi è piaciuto molto, che è Il diario della mia scomparsa di Hideo Azuma. Un manga edito da J-Pop per prezzo di copertina di 12,90 che la collana è Seinen Manga. Seinen Manga essenzialmente è un manga rivolto ad un pubblico più maturo rispetto ai normali manga, quelli più conosciuti tipo Dragon Ball, Naruto, che sono degli shonen manga, che sono dei manga rivolti ad un pubblico un po' più dai, giovani, adolescenti. Perché ho scelto questo manga? Essenzialmente perché è molto particolare. Innanzitutto per l'autore. Hideo Azuma forse non vi dice niente se vi dico Hideo Azuma, però in realtà se vi dico C'era una volta Pollon, Nana Supergirl, chi di voi non si ricorda la mitica? Pollon, Pollon combina guai, sull'Olimpo felice tu stai, la beniamina di tutti gli dèi sei tu, Pollon. Ce la ricordiamo tutti perché è stato uno dei cartoni della nostra infanzia, quindi un autore veramente affermato, perlomeno qui in Italia molto conosciuto. Ho chiesto anche a qualche amico giapponese, in Giappone è rimasto un po' più un autore, diciamo, non di prima fascia, un po' più underground, ma mi pare strano perché queste due opere per noi sono davvero super conosciute, sia Pollon che Nana Supergirl. Molto interessante perché? Perché l'autore in questo manga va a raccontare i periodi più bui della sua vita. Essenzialmente ci troviamo in diverse situazioni in cui l'autore in realtà all'interno della sua vita, è un manga autobiografico, è andato in crisi. L'autore è andato in crisi e si è ritrovato a vivere per certi periodi della sua vita per strada, come un barbone, girare di notte, girare per caso per città e mettersi a fare dei lavori assurdi che non hanno niente a che fare con il suo lavoro di mangaka, e inoltre anche una fase della sua vita dove è stato ricoverato in ospedale per alcolismo. La vera perla è che riesce a raccontare tutto questo percorso, che è stato comunque molto pesante per lui, in maniera estremamente ironica e divertente. Quindi vengono trattati temi molto anche pesanti, come depressione, come alcolismo, come perdere se stessi in una fase della propria vita, però in maniera estremamente ironica e divertente. Quindi, questo manga tira fuori davvero tutto il lato ironico dell'autore, che riesce addirittura a rendere quasi divertenti i lati più bui, più oscuri della sua vita. All'interno del manga c'è anche un'intervista inedita all'autore, esclusiva per i lettori italiani, quindi direi che J-Pop questa volta ha fatto davvero un ottimo lavoro e ha presentato un'opera davvero interessante che consiglio a tutti. Il diario della mia scomparsa di Hideo Azuma. Lo trovate in tutte le fumetterie, ma anche online. Spero che questa recensione vi sia piaciuta e abbiate modo di leggere anche quest'opera, che è davvero interessante. Vi auguro a tutti buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi di seguirmi sul mio canale Instagram per tutto quanto e a presto. Ciao! Oi, oi, oi.